Notizie degli scavi di Emidio Greco, tratto da un racconto di Franco Lucentini con Ambra Angiolini, Giuseppe Battiston e Iaia Fiastri, dopo essere stato fuori concorso a Venezia, approda a Roma per la presentazione ufficiale ed uscirà in sala il 29 aprile con la Movimento Film. La cosa curiosa è che Greco, dopo aver letto il libro nel 64, ne scrisse subito la sceneggiatura che presentò al concorso del Centro Sperimentale. Oggi, a 47 anni di distanza, ecco il film molto più giusto ora di allora, come ammette lui stesso. La storia è quella di due solitudini, quella del factotum quarantenne di una casa d'appuntamenti romana, Battiston, soprannominato il professore per cui suo essere fuori dal tempo e del mondo, e la marchesa Ambra Angiolini, una prostituta che ha tentato il suicidio e cerca di rimettersi in sesto. Questo incontro, oltre alla scoperta dei magici scavi di Villa Adriana a Tivoli, lo aiuteranno a ritrovare la sua identità ed il contatto con la realtà che lo circonda. Un film da non perdere.